ovviamente per verificare i cambi mantenendo inalterata le posizioni di partenza. Una volta escluso Leonardi, questo era quello che rimaneva. Lagunov, Grekin, Lobintsev, Fesikov per la Russia che gareggia in corsia 3. Devono essere ancora presentate le due centrali con Stati Uniti e Francia. Per gli Stati Uniti novità interessanti, eccoli i campioni del mondo e campioni olimpici in carica. Staffetta statunitense composta da Michael Phelps, Garrett Weber-Gale, Jason Lezak, l'uomo delle staffette stelle strisce, Nathan Adrian. Staffetta potentissima lanciata da Michael Phelps, che entra quindi in competizione in questa gara. È rimasto fuori Ryan Lochte. Alain Bernard, Jeremy Straviou, William Maynard e Fabien Gillot invece per la staffetta francese, corsia che 4 e miglior crono d'ingresso in finale, che al pari di quella italiana non viene minimamente toccata. Per i transalpini non c'è l'ingresso di Agnel, così come era stato annunciato. Noi siamo in corsia 6, la terza dal basso. Luca Dotto è già inquadrato dalla nostra regia, guidata da Vincenzo Belli. Piede sinistro sul blocchetto di partenza, la tensione prima del via, occhialino trasparente, modello César Assielo, forse gli unici due casi in tutto il panorama del nuoto. Luca Dotto è partito bene stamani nel lanciare la staffetta. Stati Uniti in corsia 5 sono al nostro fianco a salire, la Francia in corsia 4. C'è Michael Phelps in acqua per gli Stati Uniti, Luca Dotto per l'Italia. Tempo di reazione 0,66, tra i migliori quello di Luca Dotto. Sì, una grande partenza anche di Phelps, che sinceramente non si aspettava nessuno, non è mai stato un atleta dotato di particolare velocità. Una linea compatta, sono tutti lì, forse il Sudafrica in uno, sì, si stacca ma solo di 11 centesimi. Phelps in subacquea, di fianco a lui Luca Dotto, 23-26 lo split del Veneto per gli italiani. Ha recuperato tantissimo con la subacquea Michael Phelps, mentre ora in corsia 2 l'Australia guadagna tantissimo con Magnussen. Qui controlliamo il tempo di questi 100 stile libero, 47-49. Beh, questo è il record del mondo con costume in tessuto, prestazione micidiale di Magnussen. Il crono di Luca Dotto 48-56, grande crono per Luca, il modo migliore di lanciare l'Italia. Rimane, gli azzurri rimangono a contatto con gli Stati Uniti. 47-49, un tempo da paura vera, quello di James Magnussen, che ha lanciato l'Australia in vantaggio clamoroso. Ora abbiamo Marco Orsi in acqua per noi, abbiamo virato in quarta posizione, vediamo cosa succede dalla parte opposta, mentre c'è il Sudafrica che recupera qualcosa nei confronti dell'Australia, che è in acqua con target ma sempre in vantaggio sugli altri. Lancia ancora la terza frazione in testa all'Australia, Sudafrica, Stati Uniti. Noi siamo in quinta posizione e in acqua per noi c'è Michele Santucci. Non ha osato usare il cambio, non ha osato forzare sul cambio Michele Santucci. Un peccato, si è visto scappare Francia e Stati Uniti nel giro di un attimo. Bisogna rimanere nella loro scia per non scendere nell'onda con gli australiani, che continuano il loro progetto. Hanno un Sullivan in ultima frazione che però non è spettacolare, ma si stanno portando dietro il Sudafrica, un Sudafrica sinceramente che nessuno si aspettava. Italia ancora competitiva con Santucci, che tiene il distacco maturato nel corso delle prime due frazioni immutato. Un Sudafrica che, se dovesse mantenere questa posizione, sarebbe la sorpresa della staffetta. 4% stile libero Australia, Sudafrica dunque e Francia al cambio. Noi in sesta posizione con Santucci che ha lanciato Filippo Magnini, con Gillot che cerca di regalare ai transalpini il successo che è sempre mancato a loro. Italia ancora molto ben posizionata, ma siamo distanti dalle medaglie, la distanza che ci separa dagli Stati Uniti, terzi a 50 metri al traguardo. Eamon Sullivan per l'Australia prima, Fabien Gillot per la Francia seconda, alla virata Nathan Adrian per gli Stati Uniti in terza posizione. Noi abbiamo virato in sesta ed è lanciato il rush finale con l'Australia in vantaggio in seconda corsia. Il tentativo di recupero di Fabien Gillot che guadagna tantissimo,
ma non gli basta per vincere. Australia, campione del mondo davanti a Francia e Stati Uniti. Noi chiudiamo in quarta posizione, 3:12:39. Beh, la conferma delle aspettative degli azzurri. Australia al primo posto e trovano quello che diventa automaticamente il favorito, d'obbligo anche della distanza individuale della gara regina, e 100 si libero in Magnussen. La Francia ancora una volta si deve inchinare, questa volta è all'Australia. Stati Uniti leggermente davanti agli azzurri, che trovano una grandissima staffetta tra i 12:39 e un crono da inchinarsi. Italia però ai piedi del podio. Avevamo detto in fase di commento, in fase di introduzione, il podio è molto difficile, quasi impossibile. In realtà non ci siamo andati poi così lontano. No, Italia è estremamente competitiva in tutte le frazioni, è mancato un po' Marco Orsi. 48:56, 48:51 gli split di Dotto e Orsi, 48:01 il parziale di Santucci, 47:31 il conclusivo di Filippo Magnini. Ha recuperato tanto Filippo in ultima frazione. Sì, con la sua classica caratteristica, passaggio tranquillo e grande competitività nel ritorno. Un po' di delusione, è vero, però Italia che prosegue il suo cammino di avvicinamento alla zona podio. Sono chiaro le facce un po' sbigottite degli azzurri, che credevano di trovare subito questa gioia, ma assieme a Capitan Magnini, intorno al quale è stata costruita una grande staffetta, gli altri sono giovani, stanno crescendo. Il progetto 4% Londra ha fatto un passo avanti sensibile. 3:11 netto per l'Australia, i campioni del mondo James Magnussen, Matthew Target, Matthew Abbott e Eamon Sullivan. La Francia non ce l'ha fatta a salire sul tetto del mondo. Stati Uniti che invece scendono e si accomodano sul terzo gradino del podio, ai piedi del quale c'è l'Italia. Non so che tipo di stato d'animo ci sia tra gli azzurri, credo che questa prestazione però, anche se non è arrivata la medaglia, sia la conferma che stiamo crescendo tantissimo. Sì, senza dubbio, di avere un individualista competitivo come Edotto, di aver ritrovato Magnini su altissimo livello, 47:31. Adesso non ricordo il suo parziale di Melbourne nel 2007, ma non credo che fosse più veloce di questo, in un momento in cui lui andò a vincere poi la gara individuale, per cui si riapre la prospettiva individuale anche per Filippo Magnini. È una staffetta che ha fatto un bellissimo salto in avanti, molto vicina agli Stati Uniti, ha trovato però una grandissima Australia a chiudere il passo. Australiani che jolly, 47:49, il record del mondo in tessuto era ancora quello di